Siamo ancora nel laboratorio di Digital Jockey, facciamo vedere la Hercules MK2, che ora non è un prodotto nuovo, però per quello che bisogna fare in casa, in cameretta, fa sempre il suo lavoro. Questa console è ancora in vendita, viene sempre data con Virtual DJ, qui facciamo ancora vedere con la skin del Virtual DJ 5, gli viene data una versione 3.4.1 che fa quello che deve fare. E diciamo che questa console fondamentalmente ha tutto quello che deve avere: c'è un crossfader, ci sono i fader del volume, ci sono i controlli di tutti i toni, play e cue, avanti e indietro nelle tracce, c'è il classico tasto sync per aiutare i DJ, abbiamo un cursorino che serve per caricare su e giù le tracce, possibilità di accendere e spegnere a master tempo, poi una funzione molto comoda, la possibilità di switchare fra effetti, cue e loop, ci sono tre hot cue, la possibilità di scegliere quale effetto utilizzare e la possibilità anche di fare direttamente i loop sul deck, quindi potete vedere, ad esempio, questo deck ora lo mettiamo in loop e lo chiudiamo. Questa è la Hercules MK2. Chiama? Funziona? Mi sa niente, fa timido. Va bene, proviamo la steel dopo, dai. Adesso facciamo un altro video e facciamo vedere la steel.